non ero da solo con un cane, ero con la compagna della mia. Siamo stati in da lì si vede anche l'Elba, è un posto magnifico e poi il mare è superficie, ma è come la Liguria, vedi, tutto, vedi sotto anche 20 metri, vedi sotto. Allora, questa qui, poi l'acqua era abbastanza freschina oggi, quindi questa da qui, ma sono andato una settimana fa in realtà. Mi piace prendere per i fondelli. Questa qui, Punta Ala. Questa è l'Elba. Questo è una che vuol fare il bagno. E questo promontorio che è questa torre saracena, sempre di Punta Ala. Dopo ti spiego come ragiono. Questa è Castiglione della Pescaia. C'è una via dello shopping molto bella, poi puoi salire. E questa è Marina di Grosseto, bellina anche questa, però secondo me la zona di Punta Ala, tutto l'enclave, Forte dei Marmi, cioè, allora, l'impressione è che sia un posto da ricchi, dove ci vanno i ricchi, persone. Io ho visto le Porsche come se fossero, soprattutto Punta Ala, cioè uno scosceso, tutte ville da ricchi, capito? Venendo dalla Romagna abbiamo fatto Passo della Via Maggio e poi ho fatto Arezzo, da Arezzo, Siena e poi c'è la Siena Grosseto, è pieno di velo, state attenti, io mi sa che ho preso 20 di speriamo, non lo so. L'altra cosa che mi hanno fregato un paio di scarpe, perché è qualcuno che sente i video, io mi sono messo nella zona camper, mi ha rubato un paio di scarpe, ma uno. Com'è possibile? È uno che sente i video che non vuole che parli male dei camperisti, ma io infamo i camperisti fisso. Lo stesso, potete dirmi quello che volete. Quindi il posto da ricchi, costa tutto tantissimo, non so, un secondo 25-30 euro, visti i prezzi, robe inarrivabili. Noi abbiamo sempre mangiato la Pash, dormito in auto, e poi purtroppo è successa questa cosa, ma purtroppo per loro ho ancora scarpe a casa, quindi posso. Quindi abbiamo risparmiato 70-80 euro di hotel.